Presidente Ciarcia, all'indomani del Consiglio Comunale di Avellino, quali valutazioni ha meditato, ascoltando anche un po' le cronache di questo mandato dato al Sindaco Festa di conservare la gestione pubblica dell'acqua e azzerare al tempo stesso il vertice dell'Alto Calore? Beh, sono rammaricato intanto perché potevo essere anche invitato al Consiglio Comunale, cose che non hanno fatto, insomma. Non mi sono preoccupato più di tanto, avrei potuto dare insomma, notizie, informazioni utili al dibattito, insomma, anche per mettere in evidenza il lavoro che è stato fatto in quest'anno e mezzo che dico io sono Presidente. Ma del mandato, insomma, delle mie sorti, le mie sorti le decidono i soci di Alto Calore. Avellino insomma, ha preso questa decisione, non la condivido, insomma, ove mai dovessero essere insomma, maggioranza all'interno dell'assemblea dei soci, ne prendo atto. D'altronde insomma, io non sono incollato alla poltrona, insomma, sto svolgendo il mio lavoro con serietà, con competenza, con molta passione, con molto impegno, anche con molto coraggio, perché insomma, assumere decisioni che per 20 anni non sono state prese insomma, all'interno della società operazioni è una cosa impegnativa che mi fa correre dei rischi per me personalmente, però insomma, poiché sono abituato a ragionare in termini imprenditoriali, insomma, per la salute della società è necessario prendere delle determinazioni, io li prendo insomma, riflettendo bene su quello che faccio e assumendomi anche le responsabilità. I prossimi passaggi da questo punto di vista, il suo lavoro prosegue, insomma, come si muoverà nelle prossime settimane? Ma intanto posso annunciare, forse la prima volta che lo faccio, la settimana prossima, lunedì, farò una conferenza stampa in cui annuncerò finalmente il piano di riorganizzazione che è stato frutto di un lavoro intenso, intensissimo. È una cosa difficilissima che mi ha impegnato per parecchio tempo. Insomma, spero di annunciarlo lunedì, questa è una cosa importantissima. Poi insomma, questo è un mese molto molto caldo perché poi a fine mese ci saranno l'anticipo pensionistico per altri 23 dipendenti. È insomma una cosa impegnativa perché richiede insomma, la disponibilità di risorse economiche che insomma, non che l'altro non ha, ma insomma, con tutti questi problemi che ci creano dall'esterno e dall'interno, le banche ci tengono un poco sotto pressione e quindi ci limitano nei movimenti. E, insomma, e poi dopo, chiaramente a fine anno, siamo prossimi a dicembre, chiuderemo il bilancio e insomma, sono curioso, ma insomma io un po' meno, ma insomma sono insomma, come dire, curioso di far capire anche come reagiranno coloro che oggi attaccano Alto Calore non avendo nessuna conoscenza dei numeri, quali possono essere i numeri che in quest'anno sono maturati per dimostrare che in effetti non che Alto Calore si può salvare perché 140 milioni di debiti sono insomma, alla nostra portata, ma che comunque lavorando seriamente si possono raggiungere dei risultati che insomma, poi con la disponibilità di tutti e insomma, anche dei comuni o indirettamente attraverso un finanziamento si possa procedere praticamente con un piano di risanamento che sia alla portata e metta Alto Calore nelle condizioni insomma, di ottenere la gestione dell'acqua in house piuttosto che con gara.